Abbiamo davanti un libro che è davvero imponente, è un libro molto atteso, è un libro che dichiara immediatamente tutto lo sforzo e tutta la dedizione storiografica, il lavoro è straordinario e come avrete modo di vedere colma precisamente un vuoto, come hanno detto in molti, è un libro che colma un vuoto con un pieno accurato, preciso, mi viene da dire scientifico, come deve essere un'opera storica, e che stimola davvero la riflessione. Abbiamo detto, l'hanno detto in molti, che è un vuoto perché la storia del Friuli fin qui è stata raccontata parzialmente. Ed abbiamo anche detto più volte che se non ci raccontano la storia della terra in cui viviamo, ci convinciamo di vivere in una terra senza storia o con una storia minore, marginale, persino non degna. Ecco, invece quest'opera di cui ci racconteranno adesso l'autore Massimiliano Santa Rosa racconta una grande vicenda collettiva e prendo a prestito le parole allora di un amico che è Angelo Floramo che ci fa visita assai spesso e ci dice che si incastona nella grande dimensione europea, questo è certo, ma con un convincimento che anche la storia d'Europa senza la storia del Friuli, senza la storia del Friuli narrata in questo modo, sarebbe una storia mutilata. Pertanto ci apprestiamo alle pagine di un libro accuratissimo, e proprio per questa accuratezza è già, oltre che non si riesce a trovare, per cui è già difficilissimo da reperire, è un libro che è irreperibile in queste ore nelle nostre librerie, ma disponibile qui, irreperibile ma irrinunciabile. Lascio la parola all'editrice, che ha un ruolo che gli invidio, oltre a quello della bibliotecaria. Bene, allora. Ringrazio l'assessore innanzitutto. È un piacere essere qui a Cervignano. Siamo arrivati a piedi e abbiamo visto, lasciando la macchina, questa bellissima casa. Beh, già il fatto Casa della Musica, siete fortunati. A piedi per un pezzettino, cioè, da Pordenone saremmo partiti lunedì. Io con la gerla, poi con i tacchi, i libri, insomma, invece non era così, mi ha portato in macchina qua, però c'è stato quest'attimo per poter apprezzare questo luogo, siete fortunati, è un privilegio, poi una casa della musica è veramente tanto in questi anni. Siete numerosi, questa sera vi ringraziamo di essere qui, siamo orgogliosi, lo posso dire a nome anche dell'assessore, di presentare questo libro e di essere qui a Cervignano. È la seconda presentazione, abbiamo fatto solo un piccolo incontro, abbiamo fatto un incontro a Udine e poi da voi. Quindi siamo ancora emozionati, Walter, Massimiliano ed io, siamo ancora molto carichi e molto presi da questo nuovo progetto a cui noi partecipiamo, Walter lavora da alcuni anni e non pensavamo di arrivare alla fine, Walter. Che è stato per lui molto impegnativo, per Massimo anche, e per noi, la casa editrice ovviamente era molto contenta, ma anche preoccupata, perché è stato un lavoro importante. Come dice l'assessore, ha riempito un vuoto di una quarantina d'anni, tanto per dire una data, e quindi è la cosa fondamentale è ricordare che questo libro, per almeno una ventina d'anni, perché non so quanti potranno rimettersi fare un lavoro del genere con una rilettura nuova e diciamo diversa sicuramente rispetto alla lettura della storia del Friuli che veniva fatta dai libri precedenti. È uscita la stampa, il Messaggero gli ha dedicato una bellissima pagina, il Friuli, cioè, ma siamo solo all'inizio perché il libro è stato presentato venerdì scorso ed è uscito venerdì scorso, siamo veramente nemmeno una settimana e c'è, come sentite, ancora tantissima energia e attesa, perché l'ho saputo stasera che non si trova, sono preoccupatissimo, dico, no, anzi adesso comincerò già domani mattina ad essere impossibile, bisogna intervenire, ma lo trovate qua e lo troverete in tanti altri punti vendita e nelle edicole, insomma il libro è presente. Stasera vi lascio ascoltare Massimiliano e Walter, sicuramente è un libro che ancora non ci rendiamo forse conto del tutto, con Walter prima si diceva, ti rendi conto dell'impegno e del ruolo che ti sei assunto? Perché adesso chi parlerà di Friuli o dovrà scrivere qualcosa sulla storia,
storia del Friuli dovrà partire da lui e da tutto quello che c'era prima. Quindi grazie Cervignano, grazie a voi tutti e buona serata. Grazie. E allora rompo il ghiaccio io, e sono Massimiliano Santarossa, colui che lavora in casa editrice, che insieme a Walter ha insomma, pensato all'inizio questo libro e ha dato un po' il là, e colui che ha fatto i disegni. Bene, detto questo, racconto un piccolo aneddoto, cioè come nasce una storia così importante. Allora, mai anni fa, nel 2008, poi nella mia testa prima e in quella di Walter, moltissimi anni prima, comunque nel 2008 è successa una cosa. La casa editrice Biblioteca dell'Immagine ha recuperato un libro davvero fondamentale nella storia della nostra terra, che è Senza storia di Tito Magnacco. Un libro uscito in tre volumi nel 79, 80, 78, 80, 81, e tre volumi molto impegnativi, illustrati, eccetera, che avevano all'epoca determinato un cambio di narrazione della nostra terra. La nostra terra usciva da un periodo in cui la si narrava per le grandi, per i grandi avvenimenti, i grandi nomi o le grandi conquiste, eccetera, che qui erano passate, o anche le grandi tragedie. Sostanzialmente era una terra straniera, fatta di longobardi, di patriarchi, di veneziani, di austriaci, di tutti. Ad un certo punto in quegli anni Tito Magnacco, è un omaggio che faccio a Tito perché siamo tutti un po' figli suoi, quegli anni Tito Magnacco, in anni difficilissimi, ci raccontò per la prima volta in maniera precisissima che invece questa era una terra di friulani, non di longobardi, non di patriarchi quasi tutti stranieri, non di veneziani stranieri, tantomeno di austriaci, possiamo dirlo. Era una terra di friulani. E dovete spiegare profondamente questo concetto, che era un concetto all'epoca rivoluzionario, perché nella cultura friulana noi eravamo tutto, eravamo lo spadone, eravamo gli invasori, eravamo le navi di Venezia, eravamo tutto fuorché friulani. A un certo punto Magnacco dite: guardate bene che il Friuli è soprattutto una storia di terra, non di cibi, la polenta, il formaggio, è una storia di terra, una storia di legame con la terra. E lì scrisse questo enorme capolavoro, che rimase un capolavoro di élite, però tutti coloro che vennero dopo Tito Magnacco e che vollero in qualche maniera raccontare un pezzettino della storia del Friuli, da quel punto di vista, dovevano rifarsi a quel libro lì. Ma non fu immediatamente un libro di popolo. Nel 2017-2018 scoprimmo, io e Paola e la casa editrice, che c'era un'enorme fame di sapere e che forse un libro del genere, per quanto complesso e difficile, poteva avere un amore da parte della nostra regione. Fu un amore immenso, cioè in percentuale fu sconvolgente, così senza storia, per quanto ostico, impegnato, marxista, non posso, chiamiamo le cose per quelle che sono, fu un amore sconvolgente, ma non di 100, 200, di migliaia, migliaia, migliaia e migliaia di copie, tantissime migliaia di copie, in una regione piccolissima, che ha pochi confronti, se non con i libri molto popolari, I gialli di Ilaria Tuti, i libri di Mauro Corona. Ma noi stiamo parlando di un Moloch, di una pietra miliare di visione marxista che ad un certo punto diventa ultra popolare. Cioè ha un amore che si slega completamente dagli studi, dalle università, da tutto quello che volete, e diventa familiare. Io non dico da piangere, perché credo di essere una persona che, insomma, prova da buon friulano a tenere un equilibrio, ma fu veramente i tratti commovente.
ai tratti della commozione. Prima di quello e dopo quello, iniziamo in casa editrice a ragionare sui grandi capolavori del Friuli. Perché non recuperare coloro che nessun editore vuole fare? Perché testi troppo vecchi, troppo impegnativi, troppo costosi da pubblicare, 500 pagine, 600 pagine, rifarli, rimpaginarli, rimandarli in stampa, una spesa che nessuno... Allora iniziamo a riprendere autori completamente scomparsi. Immagino Valentino Osterman, La vita in Friuli, una cosa che uno poteva immaginare di vendere 50 copie, giù altri migliaia di lettori. Caterina Percotto, di cui c'è un premio ma non esistevano i libri, di cui abbiamo le università ma non esistevano i libri, di cui abbiamo le vie e le piazze ma nessuno sa cosa avesse scritto. Recuperare tutto il lavoro di Caterina Percotto in un volume enorme, vendutissimo nel Friuli. Allora lì ad un certo punto, quella sera, in cui la festa del Friuli, mentre, scusa se, ma racconto, adesso arrivo a te, è giusto. Mentre a Udine dicevano, il 3 aprile del 2018, gioca Udinese-Fiorentina. La notte, il recupero di quella partita tragica dove il capitano della Fiorentina perse la vita, si recuperò il 3 aprile del 2018. In omaggio al capitano della Fiorentina, l'Udinese Calcio pensò una cosa bellissima: 5 euro la partecipazione a Udinese-Fiorentina per i friulani, per i toscani, per chi voleva rendere omaggio a questa tragedia. Entrare allo stadio per Udinese e Fiorentina costava solo 5 euro. Il libraio mi chiamò, mi disse: ma vogliamo fare la festa del Friuli con Senza Storia di Tito Magnacco il 3 di aprile? Che il Friuli non fa niente perché c'è l'Udinese che riempie tutto lo stadio, ma siete pazzi? Io gli dissi: guarda, secondo me c'è un Friuli che è legato alla sua storia. Io non ho nessuna preoccupazione. Risultato, quella prima non entravano neanche dalla strada, era talmente piena la libreria di persone, talmente piena che il libraio mi disse: sarà stata probabilmente la presentazione più importante della storia della libreria moderna. Io gli dissi: non avevo dubbi a Remo, gli disse, non avevo dubbi, perché c'è un bisogno di conoscenza della storia di questa terra che sembra che solo i politici o alcuni politici non riescano a comprendere. Benissimo, arriviamo al libro di Walter. Allora io quella sera stessa, o forse qualche giorno dopo, gli dissi: guarda Walter, secondo me, l'ho scritto nel Messaggero Veneto, poi ci siamo rivisti a Cercivento, in questo posto carnico che ha una sua poesia, gli dissi: secondo me Walter, occorre un atto di coraggio da parte di qualcuno, ne avevo parlato con Paola, ne avevamo parlato in casa editrice più volte. Sono passati dalle vecchie storie del Friuli, quelle prima di Tito Magnacco, Marchetti, tutti quelli che... i Senza Storia di Magnacco ormai decenni. Dal mio punto di vista, gli dissi, o ti prendi carico tu di riprendere le fila di questa cosa dopo tanti decenni, o io, pur facendo questo mestiere da 25 anni, non ho altri nomi per la festa in Friuli. Secondo me uno storico che conosca così in maniera approfondita la storia di questa regione e che riesca a riportarla non in maniera solo popolare, ma in maniera da una parte popolare e leggibile, ma dall'altra parte perfettamente precisa, cronologica e rispettosa di quello che siamo stati, oggi sei solo tu. Bene, interrompo. Secondo me, come ho detto a Udine, come ho scritto e come andrò a ripetere, la storia dei Friuli e dei friulani, poi parlerò anche del sottotitolo, dimmi se sbaglio, questa è la prima domanda, tu avevi due pietre miliari, due Moloch, le vecchie storie del Friuli, che insomma sono citate, stracitate in bibliografia, a volte anche all'interno del libro, è Tito Magnacco, una storia del Friuli marxista, impegnata politicamente, eccetera, eccetera. A mio modesto parere,
avendoti seguito, questa storia del Friuli è la prima ad essere moderna, ma è la prima ad essere indipendente. Ecco, questa è la parola che a me viene in mente di questa storia del Friuli. Non è politicizzata, non è solo una storia del Friuli patriarcale, tanto per, o aquileiese, tanto per capirci. Dal mio punto di vista, la prima storia del Friuli moderna e indipendente. Hai negato, la domanda è, hai negato i tuoi maestri? Allora, a parte che i maestri sono fatti per essere negati o per essere uccisi, no? I padri sono fatti per essere uccisi, diceva Sigmund Freud. No? Anche Pasolini. Sì, in questo anno pasoliniano, come dire, anche Pasolini ha una ragione nella genesi di questo libro. Io credo che noi siamo passati in un nuovo millennio e non a caso io questo libro ho voluto dedicarlo ai miei figli, che sono nati nel nuovo millennio. Io credo che le storie siano fatte non per essere fissate nella pietra, ma per essere rilette generazione dopo generazione. E forse è un nostro obbligo quello di riprendere in mano il nostro passato, riclassificarlo, rileggerlo, riscoprire le cose che prima di noi non erano state scoperte e rifiltrarle alla luce della nostra sensibilità contemporanea. È per questo che quando Max ha descritto tutta la genesi, insomma, del percorso di questo libro, per questo che io, venendo dal mondo della scuola, da una parte, e del giornalismo dall'altra, sono due aspetti diversi di una stessa esigenza, però, che è quella di raccontare, e di raccontare verità, perché sia i lettori che gli studenti non si possono raccontare menzogne. Loro ti pesano per quello che tu dici. Tutti i lettori dei giornali e gli studenti a cui parli vedono in te una fonte, un modello, un esempio, e non si possono tradire. Per questo, quando mi sono messo a lavorare su questo libro, al quale, insomma, francamente, da docente e da, insomma, friulano sentivo il bisogno prima, ne sentivo il bisogno, perché anche lavorando nel mondo della scuola tutti dicono, ma sulla storia friulana... Sì, ci sono cose, ma sono passate, sono datate. Beh, io ne sentivo il bisogno, ne ho sentito così tanto il bisogno che a un certo punto ho detto, qui, se no, chi era che diceva qua o si fa l'Italia o si muore, no? Beh, qui o si fa il Friuli, oppure passerà una generazione senza che nessuno abbia sentito il bisogno di riscoprire l'identità di questa terra e della soggetta, che è ancora peggio, perché la terra magari, della terra magari potremmo anche non curarci, ma della gente no. Della gente no, la gente ha una sua peculiarità, ha una sua unicità, che non vuol dire che i friulani siano migliori degli altri, cioè non c'è nessuno sciovinismo in questo libro, assolutamente. Certamente però sono una gente che viene da una terra, da delle esperienze, da una storia del tutto peculiare e quindi forgiata in una maniera assolutamente originale. E quindi, insomma, di questo bisogna prendere consapevolezza, perché il grosso pericolo è quello di un appiattimento, perché in questo momento chi lavora nel mondo della scuola sa che i nostri ragazzi sono sottoposti ad una dimensione di appiattimento della dimensione temporale, che gli fa pensare, cioè stanno diventando, e lo stiamo diventando anche noi in realtà, stiamo diventando ultrapiatti, come gli schermi dai quali dipendiamo e ai quali ci colleghiamo. La cognizione del siamo schiacciati sul presente, forse proiettati sul futuro, ma il passato sta perdendo sempre più di significato. Allora io, da questo punto di vista, ho visto questa occasione che Max ha porto e che la Biblioteca dell'Immagine ha porto in maniera
così allettante, ma così anche preoccupante, perché provate ad immaginare di riempire un foglio bianco con la nostra storia. Era una roba da far tremare le vene dei polsi. Io ci ho provato e francamente il risultato credo che sia, alla fine ne sia valsa molto la pena. Che difatti noi immaginiamo che il Friuli nasca con Roma, no? In verità? In verità il Friuli nasce... Poi c'è la questione dei Celti, che poi è stata politicizzata. Io ricordo gli anni 90, cioè Lega Nord uguale Celti, Celti uguale Lega Nord. E questo ha fatto il male sia dei Celti che della Lega Nord. Che del Friuli, insomma. I Celti che anzi sono una componente essenziale, però dal punto di vista generale non avevano bisogno di questo balletto per diventarlo, ma soprattutto cioè la storia del Friuli non comincia da lì. La storia del Friuli è molto più antica. Qui noi in questa regione, a dire la verità un pochettino più verso Trieste che verso il Friuli, ma in questa regione, sul Carso, abbiamo uno dei 12 resti più antichi d'Europa. 12 resti umani più antichi d'Europa, che precisamente è un dente, un premolare di un Homo erectus. E ce n'è veramente una dozzina in tutta Europa. Quindi qui la storia... E questo cosa dimostra? Che c'erano che le popolazioni ben prima dei turchi, ben prima questo delle invasioni... Questo era un corridoio, ad esempio... Tipo la Carnia... Cioè, allora, dal punto di vista generale, questa terra, ad esempio a Samardenchia di Pozzuolo, che è uno dei più antichi villaggi neolitici d'Europa, sono stati trovati, i paleobotanici hanno trovato dei resti di una specie di frumento che si chiama il Triticum Timofeievi, e già dal nome, il grano di Timofeiev, dimostra di provenire dalle steppe dell'Ucraina, che in questo momento sono drammaticamente attuali. Ma contemporaneamente in quegli stessi pozzetti dei villaggi di Samardenchia si ritrova l'ossidiana delle isole di Lipari. Cioè, quindi immaginate il corridoio sia di biodiversità che il corridoio culturale che rappresentava il crocevia che ha sempre rappresentato questa terra. Da quei particolari lì lo vediamo già migliaia di anni prima dell'arrivo di Roma. Vediamo la compresenza delle culture balcaniche con quelle di Hallstatt e quelle di Latène, quindi della Svizzera, dell'Austria. Noi siamo, e la cultura del bronzo viene sui modelli di Unetice, che sono modelli boemi. Cioè noi già in quel momento lì siamo il ricettacolo, una sorta di calamita, una sorta di imbuto, dove le culture di tutta Europa si incontrano e si trasmettono. E questo dovrebbe renderci già orgogliosi in partenza, perché quando Roma arriva, non arriva per caso, e Roma arriva, Tito Livio... La domanda era questa, poi arriva a Roma e ci insegna a fare i contadini? Questo è... buon agricoltore, allora c'era la frase in romano, adesso me la indico, buon agricoltore, buon romano, e poi io nella mia illustrazione... un po' ironica, vabbè, buon agricoltore, buon friulano, cioè a un certo punto cosa ci insegna? Ah, è anche molto ironico nel libro, cioè, ma questo magari ci arriviamo dopo. Sì, ma l'ironia secondo me è una chiave ottima per alleggerire le 490 pagine, perché altrimenti capisco benissimo, io prima di essere lì c'è stata, ma abbiamo un sacco di robe, possiamo rimanere 2-3 giorni? No, t'ho interrotto. Arriva a Roma, ci insegna a fare i contadini. Cioè, qua, più che lavorare la terra ci si sparava le frecce. Cioè, cosa facevamo noi prima dei bravissimi romani? Sicuramente, come dire, i romani insegnano a lavorare ancora meglio la terra con una centuriazione che è ancora intuibile. Però contemporaneamente, insomma, Aquileia era la nona città dell'impero, cioè non è che, insomma, erano solo dietro al bue a fare gli agrimensori. Qui, come dire, transitavano stimoli culturali e poi anche religiosi e poi anche, come dire, tutta una serie di
sviluppi ideali che venivano da tutto il Mediterraneo, in particolare dall'Africa e dall'Asia. Il cristianesimo di Aquileia si sviluppa con una matrice che è una matrice alessandrina ed ebraica, perché il culto di Santa Sabida, il culto del sabato, ce l'abbiamo solo in Friuli, sopravvissuto fino al 700, tanto che i patriarchi dovettero estirparlo in malo modo, perché la gente continuava a chiamare le bambine sabata. E allora no, bisogna proibire di chiamare le bambine sabata. E allora come hanno fatto i friulani, che sono sempre stati, e questa è un'altra cosa che si vede in questo libro, molto creativi, e talvolta creativi in modo assolutamente eretico, hanno detto: non ci fate più chiamare le bambine sabata, allora noi ci chiamiamo di cognome Sabidussi, Sabadini, no? De Sabata. E hanno recuperato con il cognome quella venerazione che era stata estirpata con il nome. E poi, insomma, poi affrontiamo la questione centrale che ci gravitano tutti i storici più preparati, meno preparati, più pop, meno pop, che quella, insomma, dei patriarchi ad un certo punto, no? Ma e, sì. Sembriamo una regione di patriarchi e basta. Cioè, adesso non voglio far neanche troppi complimenti al libro, va già bene da solo, quindi è abbastanza detestabile un editore che fa i complimenti al libro che pubblica, non dovrebbe mai. Tuttavia, questo libro dimostra che cosa? Che noi non siamo quella cosa lì e basta. Però c'è. Però c'è. C'è, non la si può trascurare, però è una matrice che è, secondo me, sono tutti stranieri. In profonda connessione con il prima e con il dopo. I patriarchi sono tutti stranieri, perché il Friuli è una terra dove Nemo è profeta in patria, no? Cioè, come in tante altre. Ma sono tutti stranieri perché? Perché il patriarcato è in realtà un'istituzione sovranazionale, transnazionale. Non è qualcosa di locale o localistico. Quando noi celebriamo la festa della patria del Friuli, no? Che è collegata anche a questa serata, e di questo io francamente sono piuttosto orgoglioso, ma non in senso sciovinistico. Perché la patria del Friuli era uno stato sovranazionale e multiculturale. Era lo stato che rappresentava di per sé quelle contaminazioni e quegli intrecci che sono sempre esistiti qui. Era uno stato nel cui Parlamento, quando nel 1231 viene, forse nel 1228, ma insomma lì possiamo discuterne, ma in quel Parlamento che viene istituito dai patriarchi da Bertoldo di Andex, avevano cittadinanza coloro che parlavano friulano, coloro che parlavano veneto, coloro che parlavano tedesco, coloro che parlavano slavo, sloveno, come lo vogliate chiamare, coloro che parlavano graesano, maranese, perfino i triestini, no? Che ad un certo punto hanno fatto parte anche loro della patria del Friuli. E quindi, che cosa c'è di più onorevole per una terra di aver dato cittadinanza a tutti? Che cosa c'è di più onorevole di aver rappresentato all'interno di un'assemblea modernissima, perché è una delle più antiche d'Europa, e in ogni caso una delle più longeve, perché è durata poi fino al 1805, di aver rappresentato tutte le sue realtà, da quelle più elitarie ed aristocratiche come i nobili, ovviamente, al clero che ha sempre rappresentato in Friuli una base, l'intelligenza, chiamiamola così, per arrivare però alle comunità, alle vicinie e a tutti a tutta quella base, chiamiamola così, comunitaria, che alla fine ha trovato un protagonismo, una rappresentanza. Certamente poi con Venezia questa rappresentanza è stata più figurativa che altro, no? Cioè, chiaro che ha perso l'incisività. Però è qualcosa che è fondamentale nell'accreditare questa terra come una terra di singolari sperimentazioni anche istituzionali.
E in Friulana in quel momento, cioè dopo Venezia ci arriviamo dopo, e nel momento in cui i patriarchi, quando noi abbiamo pubblicato i patriarchi di Tirelli, e non si è fatta nessuna fatica nelle ricerche storiche, eccetera, a trovare questi grandissimi personaggi, eccetera. È molto, molto più faticoso è capire la condizione di vita dei friulani. Cioè, finisco, per 100.000 libri, 100.000 adesso le sparo, ma insomma, per molte ricerche sui patriarchi, sul patriarcato, sul potere, sulla divisione a cui lei ha grado, su tutto quello che sappiamo, molto meno ci viene restituito sulla condizione di vita di chi i patriarchi li sosteneva. In pace come in guerra. Ho provato a fare un'illustrazione, io sono colpevole, oltre che di aver un po' spinto Walter a scrivere il libro, poi sveliamo anche altri segreti, sono anche colpevole di alcuni disegnetti. Tra questi disegnetti, quando ho pensato colpevolmente ai patriarchi, ho pensato allo spadone, cioè cosa dovevo pensare, naturalmente il simbolo più importante europeo della figura patriarcale. Però ho pensato anche ai chiodi di Cristo, a quanto la fede fosse una fede di guerra, e quindi a far sciogliere nell'illustrazione, chi avrà voglia andrà a vederla, la spada, che la spada naturalmente riverita, però a distruggerla in questo pozzo nero che poi risorge nei chiodi di Cristo, quasi, a mio modestissimo parere, che l'attività patriarcale fosse la più netta, quasi aberrazione del messaggio cristiano, no? E sotto il messaggio cristiano chi trovi quella cosa che gli storici fanno fatica a nominare, che è il popolo, i poveri. Non per tornare a Maniaco, che quella è un'altra questione, ma che qui viene rappresentata nel sottotitolo. Questa non è solo la storia del Friuli. Sì, infatti io ho voluto raccontare la storia dei friulani anche perché mi trovo in un periodo nel quale sento sempre meno parlare di friulani, quindi è anche un modo per restituire un po' di coscienza del fatto che questo popolo esiste. Ma tornando ai patriarchi, perché questa questione della... Cos'erano i friulani in quel... Allora, fammi prima dire che l'associazione tra i patriarchi e la guerra è fondamentale, sia perché ci sono due aspetti dirimenti. Allora, intanto quando nasce il patriarcato di Aquileia, cioè quando i friulani cominciano a chiamare il vescovo di Aquileia patriarca, cominciano nel momento più tremendo in assoluto che abbia vissuto l'Italia nel corso della sua storia. Se c'è un momento devastante e traumatico in cui l'Italia rischiava di trasformarsi veramente in un deserto senza vita, è stata la guerra greco-gotica. Dal 535 al 553 d.C., la guerra tra i Goti e i Bizantini in Italia aveva lasciato solo macerie, rovine, la minima popolazione, come dire, dopo l'impero romano che sia mai stata in Italia. In quel frangente lì, in quel vuoto assoluto, succedono in Friuli due cose fondamentali. Nel 568 arrivano i Longobardi. Ma nel 557, quando Giustiniano viene ad imporre praticamente il culto dei monofisiti, perché sua moglie Teodora era monofisita, e lui nel suo cesaropapismo decide di imporre questa roba qua, il vescovo di Aquileia dice no, tu sarai imperatore, ma noi qui a questa roba non crediamo. E qui dietro a questo vescovo vengono dietro tutte le diocesi del nord Italia, le diocesi dell'area danubiana, lo scisma dei tre capitoli nasce lì ed è lì che si comincia a chiamare patriarca il vescovo di quella città che sta esattamente a qualche chilometro di distanza da qua. E la condizione dei friulani? Aspetta, fermo lì perché non mi tiri a cimento sulla guerra ai patriarchi senza, come dire, che io citi anche Bertrand. Passano 800 anni e arriviamo a Bertrando, considerato, no, il beato Bertrando di Saint-Genis, patriarca di straordinaria levatura, che arriva in Friuli a 74 anni e tutti quanti pensano, questo qua c'ha un piede nella fossa, per l'epoca 74 anni era
metà, no? Tutti quanti pensano di poterlo manipolare, maneggiare, eccetera, eccetera, invece lui è una roba straordinaria dal punto di vista dell'energia, della forza, anche guerriera. È uno che conquista il Cadore, sconfigge Gorizia, conquista Venzone, stermina praticamente metà della nobiltà friulana refrattaria. Quello lì è un beato e ne ha ammazzato più lui, no? Cioè, allora, quello mi colpisce delle illustrazioni di Max, che io devo ringraziare almeno tre volte, lo devo ringraziare come editore, come illustratore, perché ha saputo interpretare con quell'illustrazione lì, interpreta davvero la natura dei patriarchi, che erano uomini di fede, ma anche uomini di spada, di violenza, di crudeltà, di potere. Ma soprattutto io lo devo ringraziare come amico, perché è un amico che ti dice quando un testo ha una sua coerenza. Sì, ci siamo scontrati un sacco. Cioè per... E ci siamo scontrati soprattutto su questo aspetto. I friulani, dove stanno i friulani? Cosa fanno i friulani? Beh, i friulani in questo libro ci sono dappertutto, perché la gente comune, noi sappiamo molto della gente comune in quel periodo lì, e il Tito Maniaco non lo sapeva, perché gli studi più interessanti sono venuti dopo. E quindi io ho giocato facile. Secondo me lo intuiva, però insomma, certo. Sì, sono venuto. Ed era una terra questa di pellegrini, di castelli, di viandanti, di servitori, di masnade. Era una terra, come dire, di una terra avara, sempre stata una terra avara, dalla quale, come dire, i nostri progenitori hanno tratto con estrema fatica quello che gli serviva. Perché se noi facciamo dei differenziali tra la nostra terra qui e quella del resto della pianura padana, vediamo che perlomeno il 20% di fertilità in meno se lo assumiamo. Tanto, scusa se ti interrompo in questo senso, ma ci arriveremo dopo, poi torniamo a un altro concetto. Cioè, nell'Ottocento, la grande tragedia dopo l'866 dell'emigrazione, scoppia lì, si unisce l'Italia, e dopo scoppia l'emigrazione dal 1861, dal 66 a maggior ragione. Uno dei motivi principali, e ti rubo un attimo la parola per ricordare questo che sembra incredibile, ma è vero, che tra, ipotizziamo, la provincia di Pordenone e la provincia di Treviso, tanto per rimanere a casa mia dove gli studi li ho fatti forse in maniera un po' più profonda, uno dei motivi principali di emigrazione era che in provincia di Treviso l'uomo medio di, tipo noi, 1,70-1,80 m, peso nostro da braccia da lavoro, mangiava 2600 calorie al giorno, in provincia di Pordenone 2300. E questa cosa ha determinato nell'arco di 50-60 km un'emigrazione enorme da questa provincia, un'emigrazione grande, ma non enorme, dall'altra, alla differenza di 200-250 calorie. Perché? Perché nella distanza di pochissime decine di chilometri, Pordenone, Treviso, di là la terra dà più frutto. Questo ha determinato lo svuoto, lo svuotamento di molte famiglie, figurarsi a salire la carne, andare, figurarsi. Comunque, tornando a quello che dicevi tu, facciamo un salto un po' più importante per rimanere sui friulani nel tempo, poi la questione del Zio Bevarassa, cioè la questione mai superata. Fu vera rivoluzione, fu indipendenza, fu Venezia che ad un certo punto interviene anche nel mondo contadino, furono le due o tre grandi famiglie che si scontrarono e basta, fu è giusta tutta la retorica che sulla crudelzo Biagrassa da Furio Bianco in poi è stata fatta, retorica precisa, grandi studiosi, niente da dire, ma... fummo rivoluzionari o fummo usati dai veneziani anche lì? Cosa fu Venezia anche soprattutto? Allora, la crudeltà Biagrassa è sicuramente uno degli elementi più interessanti della nostra storia rinascimentale. E questo supera anche il decidere cosa è stato. Perché qualunque cosa sia stato, no? È un dibattito storiografico anche altrove. Faccio un esempio. La crudel Zobbia Grassa 1511 anticipa di soli 6 anni la riforma protestante di Lutero.
sei anni prima. E anche in Germania gli storici ancora oggi si chiedono se la riforma protestante di Lutero abbia avuto successo per la, come dire, prepotente natura ribelle dei contadini all'epoca, che diffuse questa riforma in modo strepitoso, o se invece è il contrario, cioè se è la riforma che ha scatenato la ribellione dei contadini, o se sono i contadini ad aver decretato il successo della riforma. Secondo me questo non è molto importante. È importante comprendere come quella rivolta in realtà situa il Friuli, come altre fasi della nostra storia, non ai margini, ma al centro della storia d'Europa. Perché noi siamo abituati sempre a Iesi, mi scuserete l'affermazione plebea, ma la prendo da una canzone degli Arbe Garbe, che erano un gruppo, insomma, siamo nella casa della musica, che si intitolava Il Bus dal Cul dal Mont. Noi siamo abituati a credere che il Friuli sia per qualche ragione un luogo dove la storia, la letteratura, l'arte, la cultura, insomma, stanno altrove, mentre noi qua fricco poletto. Invece, in quel momento lì, in quel momento storico, in Friuli, come in altre aree, penso, non so, alla Transilvania di George Dosa, oppure a Steinmeier in Tirolo, no, Geismeier in Tirolo, ci sono delle ribellioni che anticipano la riforma protestante. È quasi come se si facessero le prove generali, e questo accade un altro fenomeno che i friulani stessi non conoscono, che è la guerra di Gradisca, un secolo dopo, 1616-17, che anticipa di un anno la guerra dei trent'anni. E anche lì la guerra dei trent'anni è fatta di cattolici da una parte, protestanti dall'altra, cattolici impegnati intorno a Impero e Spagna, e dall'altra parte invece le potenze protestanti. In Friuli chi combatte per il possesso della, tutto sommato, minuscola fortezza di Gradisca? Si mobilita l'impero con la Spagna, i cristianissimi dell'impero della Spagna, ma dall'altra parte ci sono i veneziani. In quel momento lì, magari non sono protestanti, però sono colpiti dall'interdetto. Si sono scomunicati dal Papa. Perché? Perché il doge di Venezia ha reclamato la condanna di due preti che avevano rubato. Dice, questi due preti li giudica il Tribunale della Repubblica, non li giudica l'Inquisizione. Li voglio giudicare io. E allora scomunica. Quella Venezia scomunicata chiama in aiuto gli olandesi. E allora... anche lì bisognerebbe avere la forza, lo dico prima di tutto ai miei colleghi insegnanti, di spiegare ai ragazzi che quando si spiega la guerra dei trent'anni, bisogna dirgli che in Friuli ce l'abbiamo avuta prima. E Venezia come la guardiamo, Walter? La Venezia solo che per le navi ha svuotato la Carnia delle foreste, degli alberi, e che ha usato il Friuli come ultimo baluardo dei turchi, mandando quattro veneziani ad aiutarci, o la grande Venezia che ci importa la cultura, che ci insegna come si vive, cosa bisogna dire, come allora ci si comporta, Walter, cioè a tavola si sta da veneziani, con la schiena dritta e non si sputa sul piatto dove si mangia. Infatti noi siamo già, come dire, fuori posizione. Abbiamo imparato bene. Allora, come in tutte le cose, insomma, non c'è la verità, il bianco e il nero, la verità sta nel mezzo, e francamente però è un mezzo un po' scomodo per il Friuli, quello di Venezia, nel senso che è vero che noi qui abbiamo Villa Manin, abbiamo il Tiepolo, abbiamo un'intelligenza friulana che si è formata... Posso interromperti un attimo per passarti la palla? Ad un certo punto Tito Maniacco, nel Senza Storia, scrive una cosa che alla maggioranza dei friulani, insomma, creò un po' di sconvolgimento. Villa Manin è orribile e pare ai capannoni industriali d'oggi, perché l'utilità di Villa... E poi lui la spiega, tecnicamente Villa Manin è completamente... centrata, è bruttissima, ha le ali orribili, ha una base quadrata. Nel 600-700, nel 700, le usavano come esattamente i capannoni industriali di oggi.
chiuso il capitolo, si passa ad altro capitolo. Allora, Tito, tra le tante caratteristiche che aveva, era quella di avere la capacità di essere estremamente tranchant, che io a questa, come dire... Sì, facciamo fatica, ovviamente. A questa capacità, come dire, preferisco l'ironia. E l'ironia l'ho usata quando ho intitolato un capitolo, parlato su tua suggestione, un friulano vale meno di un veneziano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui a Cervignano siamo in area perfettamente friulanofona e che, come si dice, falegname in friulano? Marengo, ok. E parce, qual è l'etimologia di questo termine? Noi non la conosciamo perché è un termine... È uno dei capitoli veramente più... È un termine assolutamente, insomma, focale, perché i marangoni nel dialetto veneto sono sostanzialmente i cormorani, o quegli uccelli comunque che nella... per sopravvivere pescano immergendo la loro testa sott'acqua e rimanendo a lungo sott'acqua finché non riemergono con il loro bottino. I falegnami a Venezia erano considerati esattamente coloro che dovevano immergersi per turare le falle nelle navi dell'arsenale, e per questa mansione non c'era niente di meglio che friulare. Poi perché mandarli a morire sott'acqua andava bene. Esattamente. Poi perché i friulani sono sempre stati bravi a far tutto, no? Infatti, anche se noi guardassimo e fossimo capaci, c'è qualcuno che lo ha fatto, di stabilire il quantitativo di friulani che nella Repubblica Veneta erano utilizzati come genieri, ad esempio nella guerra di Candia, la guerra che loro combatterono per mantenere il possesso di Creta, la maggioranza dei genieri erano friulani. Faccio che furlare, se sono bravo, tira su a fare, no? Manualmente. E... Però questo aveva una ripercussione, no? La considerazione della vita del friulano come qualcosa che si poteva perdere, no? E in parallelo era una sorta di semischiavitù, come quando erano costretti ad esercitare, oltre alle corvée, nei confronti dei loro padroni, i padroni dei loro apprezzamenti, anche le corvée, per andare a costruire i bastioni di Terrapieni e le mura di Aquilea, di Palmanova, Palma, la fortezza di Palma. Una cosa che ha impegnato i friulani per almeno 30 anni, ma che soprattutto ha drenato una quantità di risorse inimmaginabile. Allora, capiamo che il Tiepolo, Villamanin, e anche la formazione di un'intelligenza friulana che ha studiato a Padova e che quindi ha assorbito il meglio di quella cultura, perché uno dei capitoli che ho visto a più fortuna, che mi scrive la gente che legge questo libro, che ha iniziato a leggerlo, è "Non sapevo la storia di Daniello Antonini". Daniello Antonini è uno dei friulani più straordinari, insomma, della storia, ma è tra i più sconosciuti. Anche perché è morto che aveva meno di 30 anni. E chi era questo? Era un... vedi che sono diventato manzoniero. Chi era questo? Era un rampollo di una delle più importanti famiglie friulane, gli Antonini, che avevano possedimenti fino a Ruda. Abbiamo anche a Ruda qua, via Antonini, no? Ma proprio perché era un grande nobile, primogenito di famiglia nobile, era incaricato di comandare le forze friulane a sostegno dei Veneti, proprio nella guerra di Gradisca di cui parlavamo prima. L'unico indizio che vi resta di lui è quando entrate a Udine, sulla sinistra, vedete una sua statua equestre, ma nessuno sa che è lui. Eppure lui, che è morto in quella guerra, per una patria che probabilmente non era nemmeno la sua, non ci voleva neanche andare a combattere, perché lui nella sua vita aveva una sola passione, la matematica, la scienza, ed era stato studente a Padova di un professore che è piuttosto famoso, in quel momento si trovava a Padova dal 1592 al 1610, e che si chiamava Galileo Galilei.
Allora, se voi andate a scartabellare l'epistolario di Galileo Galilei, che è pubblicato nelle sue opere complete, quindi non si fa particolare fatica, in una biblioteca ben fornita si trova sicuramente, in quel epistolario trovate le lettere di Daniele Antonini a Galilei, e Daniele Antonini che gli dice: guarda che io a Bruxelles ho visto un aggeggio attraverso il quale, insomma, si vedono sulla superficie del Sole si vedono delle macchie. Ed è la prima volta che Galileo Galilei sente questa cosa. Allora, cosa avrebbe potuto fare Daniele Antonini se fosse sopravvissuto e se non fosse andato a morire per una patria che non era la sua alle porte di Gradisca? Possiamo solo chiedercelo, ma con questo libro almeno abbiamo l'occasione di restituirgli il ruolo che meritava. E poi difatti primo non è assolutamente l'ultimo, c'è anche la retorica del Friuli, della buona signora con la gerla e con i fiorellini e tutto lì, o del frico, eccetera, però il Friuli è anche terra di scoperte, di mica solo lui. Friuli nell'Ottocento soprattutto, che poi in sé l'Ottocento è il secolo delle scoperte. Scientifiche, mediche, ma che attirava anche, abbiamo, possiamo iniziare a parlare nell'Ottocento decisamente merito di Napoleone in parte. Beh, Napoleone è stato un ciclone, quindi da questo punto di vista ha portato, se non altro, un'idea di innovazione, dopodiché è stato, usiamo anche qui un termine che non bisognerebbe usare, ma un coitus interruptus, no? Nel senso che dal punto di vista generale è stata una ondata di, chiamiamola così, innovazione che però si è fermata. Tuttavia, insomma, rappresentiamo semplicemente cosa fu per i friulani passare dal avere delle misure diverse per ogni paese, per cui si baruffava anche, insomma, per una botte di vino. Infatti uno dei capitoli più sconvolgenti: in Carnia vale questo, sì, nella bassa vale decine di litri di meno, no? Quindi il sale è una roba di qua. E allora, ad esempio, passare al sistema metrico decimale, no? O al sistema unificato, alle misure di capacità unificata, fu già una rivoluzione per i nostri ateneati, no? Fu già qualcosa di molto più, da una parte democratico, ma dall'altra anche, come dire, utile. No? E passare dalle vicinie ai comuni forse fu qualcosa di, insomma, diverso e forse meno utile, però anche quello cambiò la loro vita. Allora, Napoleone però introduce quel barlume di cambiamento, che un'altra vita, un altro cambiamento è possibile. E questa è una cosa che nell'Ottocento i friulani percorrono o qui o altrove in modo molto consistente. L'Ottocento è un secolo di problemi, io lo divido, problemi di innovazione, problemi catastrofici, dall'analfabetismo, alla miseria, alla pellagra, la povertà di Caterina Percotto all'ennesima potenza. Ma qui, come dire, eravamo il sud del nord. Questo bisogna dirlo senza se e senza ma, che altrimenti, come dire, non si rappresenta la realtà. Ma in quella condizione di miseria, di, come dire, il barlume di un nuovo sviluppo si videro netti a partire dai contesti più diversi, dalla Carnia con lo sviluppo delle latterie sociali cooperative. Io considero che con 321 latterie sociali cooperative e un patrimonio zootecnico di oltre 200.000 capi, la Carnia poteva diventare una piccola Svizzera. Poi però arrivò la Prima Guerra Mondiale e di quelle bestie non rimase neanche l'ombra. Di quelle latterie rimase poco e niente, e quello che rimase fu poi incorporato al fascismo. Quindi è difficile, no, pensare a quello che poteva essere, non è stato, ma Caporetto per il nostro territorio ha rappresentato non solo un anno di occupazione, ha rappresentato la distruzione di tutto. Quando in Italia si celebra, no, scusate questo, non vorrei essere polemico, ma quando in Italia si celebra
la vittoria della prima guerra mondiale. Professione centrale per i friulani. Per i friulani è stato, intanto non lo sapete benissimo qui, è stata una guerra di frati squintri. Fratelli contro fratelli da una parte all'altra. Magari alcuni andavano a combattere in Galizia, ma insomma erano sotto l'aquila di un impero che li aveva trattati tutto sommato anche bene e quindi insomma non c'era nessun motivo per abbandonare almeno in quel frangente. Dall'altra parte insomma c'era una popolazione che era stata a sua volta occupata, perché già prima dell'occupazione austro-tedesca c'era l'occupazione delle truppe italiane durante i due anni di guerra, che nelle retrovie comunque hanno fatto anche loro le loro robe. Per cui da questo punto di vista io sulla retorica, non andiamo a fare sciovinismo, ma neanche retorica, perché quella guerra è stata uno dei momenti più bassi della storia dell'umanità, non del Friuli, dell'umanità. E lì dentro è raccontato tutto, quello che dai fucilati di Cercivento agli stupri etnici e tutto il resto. Poi il Friuli, insomma, stiamo facendo una corsa di millenni, e poi il Friuli nel 2022 scopre una strana cosa che è il socialismo per un periodo breve. Il biennio rosso, che nemmeno qui manca, certo, è il biennio rosso, quindi però soprattutto la zona pordenonese, Torre, compare forse in maniera forte, lì inizia a comparire anche la zona pordenonese nel libro, Pordenone ovviamente compare nella storia, compare prima per il legame con l'Austria, ovviamente un legame affettivo, ma stranamente affettivo, ma poi il biennio rosso arriva anche in Friuli. Sì, una cosa strana, perché questa è una regione tutt'altro che sì, rossa, tutt'altro che socialista, certo, che sovversiva, una regione dai patriarchi, da ben prima, da ben dopo, lo sarà probabilmente, chi lo sa, per sempre, una regione profondamente cattolica. Però nel dopoguerra, soprattutto in questa zona, che è nel Pordenonese, che i germi, come dire, di una nuova possibilità, no? Del sol dell'avvenire che si schiude davanti sull'esempio di quello che avveniva in Russia, si schiudono, e qui ci sono personaggi come Giovan Minuto, ad esempio, che aveva avuto una potenzialità di, chiamiamolo così, apostolato laico e anzi socialista prima e comunista poi in queste terre. E dall'altra parte invece a Pordenone la presenza delle industrie, la presenza di un sostrato che si era grandi scioperi, no? I primi grandi scioperi anche insomma che costarono molto, e anche femminili, no? Oltre con un ruolo straordinario giocato dalle donne, una cosa incredibile, forse una delle più prime volte in Italia in maniera così, cotonificio veneziano, cioè il movimento scioperi femminili furono di una vastità. Sì, e quando andare a trovare in Piemonte. E quando muore una donna sul lavoro, si mobilitano tutte e bloccano tutto. E addirittura gli uomini. Esattamente. Pensa. E da questo punto di vista le donne sono sempre state il motore. Un motore tacito probabilmente, perché come dire, nella storia la loro presenza nei documenti si rintraccia poco o meno comunque rispetto agli uomini. Però si capisce perfettamente come quel detto friulano che la femmina è in pin stretti antus de chiase, è un detto profondamente vero. Intanto ci sono quegli esempi tipo, non so, nel 1913, nella parrocchia di Ovasta, tra Patro Carmico e Ovaro, l'assemblea dei capifamiglia è fatta il 98% da donne, al che, come dire, insomma, pensate a quei due poveri uomini, tra l'altro, no? un po' in imbarazzo se non altro, perché è chiaro che tutti gli altri erano emigrati o provvisoriamente o
veramente per lo più provvisoriamente in carne, ovviamente. Però richiama un altro momento in cui sotto i luogotenenti veneti era stata fatta quella medesima diagnosi, perché in Carnia e Cramars erano sempre, come dire, al di là del confine. Quando venivano fatti i censimenti non risultavano presenti. Allora, nei fuochi di lista, nei censimenti dei fuochi di lista, che erano quelli che servivano poi a, anche ad esigere cespiti fiscali e a ruolare la gente per l'esercito, insomma, noi troviamo una predominanza femminile assoluta. Quindi non c'è da stupirsi se è il primo luogo in Italia dove le donne hanno votato è stata la Repubblica Partigiana della Carnia. Non c'è da stupirsi. Perché è un protagonismo che è sempre stato nel DNA e nella storia delle donne di questo territorio. E del quale, ripeto, ulteriormente dovremmo essere fieri. Dovremmo essere fieri non tanto come un riconoscimento, perché era più una necessità che un riconoscimento, chiamiamolo così, ideale. Però non credo che quelle donne avrebbero accettato di lasciare il posto ai loro uomini, anche se fossero tornati, perché avevano tenuto in piedi la loro casa durante la loro assenza. Poi arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale, prima arriviamo al giovane Mussolini che insegna dalle tue parti, poi va a Roma, poi conosce la Sarfatti, poi diventa quello che diventa. Beh, ma insomma, poi abbiamo avuto anche, insomma, questo. Non ci manca niente, poi abbiamo avuto anche questo, compreso Mussolini che viene a Udine, sì, a Udine nel 1922 a dichiarare che farà la marcia su Roma e nessuno se ne accorge. Cioè nel discorso al castello di Udine, fatto in agosto del 22, si annuncia già cosa succederà ad ottobre. Cioè è una cosa quasi incredibile esaminare quel discorso e capire come si partiva da qui, dalla sentinella della patria, no? Dopo la prima guerra mondiale siamo chiamati ad una constatazione, no? Che quella che era sempre stato un confine osmotico, lo sapete qui perché c'eravate sicura, la gente che viveva su questo confine viveva con un piede di qua o un piede di là. A Gorizia il puistopita ai contadini sa sapere quattro lenghi, perché doveva andare al mercato a vendere le sue cose, quindi doveva sapere il friulano, l'italiano, lo sloveno, il tedesco, perché non sapeva chi gli sarebbe venuto alla bancarella. Ecco, la prima guerra mondiale è la cesura di tutto questo, perché ci fa diventare la sentinella della patria, il luogo dove non si può più essere contemporaneamente tutte queste cose, ma bisogna scegliere o di qua o di là. E non bastasse, arriva la seconda e sappiamo tutti, inutile ripercorrerla, i drammi, non bastasse, poi questa regione diventa per davvero la sentinella, il confine estremo con le servitù militari. Domenica scorsa ero, vabbè, insomma, a parlare con gli altri genitori del calcio, ho vinto 1-0, potete anche. Insomma, e tra questi c'erano due o tre militari e si parlava proprio di questo, delle caserme, insomma, dai, le famose frasi, ah, io ho fatto il militare in Friuli, ecco. Ed erano stupiti quando provavo a spiegargli che, insomma, le servitù militari sono state importanti storicamente, ma non hanno creato ricchezza, anzi hanno svuotato di ricchezza. Tutti a guardarmi come avessi detto una bestemmia, perché alla fine essere militari comunque ti dava uno stipendio. Spiegare che in verità quel mondo lì svuota di ricchezza una regione è materia di un libro, di uno storico. Essendo storia, finisco, di ieri, spiegarla crea ancora, chiamiamoli, malumori, per non dire altro. Sì, è difficile spiegarlo ed è forse difficile capirlo, ma adesso forse comincia a intuire. Il benessere materiale delle persone che nei nostri paesi che ospitavano una caserma, come dire, poi i militari andavano nel bar e allora il signore che aveva il bar era contento di avere i militari che gli garantivano un introito. E il signore degli alimentari, dove questi andavano, ma neanche ci andavano perché tanto la caserma gli forniva poi tutto, poteva essere contento. Ma poi cos'altro c'era?
Lo sviluppo di quella realtà lì in realtà ha paralizzato il nostro territorio per generazioni, mentre il resto d'Italia aveva il boom economico, noi qua avevamo il proliferare delle caserme e adesso abbiamo il proliferare dei vuoti e adesso non sappiamo che fare di loro e gigantesche porzioni del nostro territorio sono dei problemi, dei buboni insolubili da vari punti di vista, quello urbanistico, in molti di quei casi lì ci sono sversamenti poi di sostanze tossiche che o addirittura radioattive, quindi bonificarli costa l'ira di Dio, ma soprattutto tutte le case nate che ci sono sul territorio, cioè è una superficie più grande di Pordenone. Allora, e anche sotto il territorio, sotto perché territorio. C'è un capitolo interessantissimo, io ammetto la mia estrema ignoranza, di cosa non c'è sotto il Friuli. C'è un Friuli sotterraneo che noi non conosciamo e che davvero ci porteremo dietro per secoli e secoli. E allora ne è valsa la pena? Soprattutto, siamo in grado di superare tutto questo? Siamo in grado di recuperare quella dimensione per cui siamo ancora in grado di essere, anziché la sentinella della patria, la cerniera fra due mondi? Anzi, fra tre, perché qui si uniscono la civilizzazione latina con quella germanica e con quella slava. Siamo un luogo unico in Europa e forse nel mondo. Ma siamo in grado di avere questa consapevolezza, di ritrovare la capacità di svolgere quel ruolo che la storia ci ha segnato, che è quello di mediatori, di, chiamiamolo così, di ambasciatori di una convivenza civile europea. Io ho l'impressione che, insomma, da questo punto di vista ci sia ancora molto da lavorare. E se questo libro può essere un contributo in questo senso, sarà utile. C'è qualche domanda? Posso fare una domanda? Certo! Allora, premetto, una domanda da lombarda, per cui vorrei, spero di non farmi... Siamo tutti un po' lombardi. Non ridire, no? Allora, questa è la storia del Friuli, quindi non è la storia del Friuli Venezia Giulia. Assolutamente no. La linea qual è? Voi storicamente me lo potete in qualche modo così, accennare così o poi lo spiego anche agli altri. Allora, io le spiego la mia. Perché il Friuli in effetti è una regione sconosciuta, veramente. Io sono andata proprio qualche giorno fa a trovare una mia cognata che abita in provincia di Mantova, no? E cercavo di spiegare, no? Valorditi quando io raccontavo le bellezze non soltanto paesaggistiche ma storiche, culturali, cioè si stupivano della ricchezza culturale che io ho trovato, vi dico proprio francamente. E però questa cosa qua, che il Friuli è una cosa e la Venezia Giulia è un'altra, dico ma da quando c'è questa roba qua e che cosa ha creato questa netta distinzione di carattere, di modo di vivere, di... ecco, mi dà un attimino una dritta su questo argomento. Grazie. Allora, la risposta non è semplice. Intanto la ringrazio perché, insomma, è sempre una bella cosa quando qualcuno che diventa friulano d'adozione, perché questa è una terra particolare, dai tempi di Aquileia. Gli aquileiesi, un milanese, un lombardo dei tempi di Aquileia, Santa Breus, no? Santa Breus,
quando venne ad Aquileia, lo racconto io, se ne andò inorridito. Inorridito. Per quale motivo? Perché gli aquileiesi avevano una stranissima abitudine teologica che però lui considerava alle soglie dell'eresia se non oltre. E che è quella di considerare che alla fine dei tempi tutti coloro che erano giusti sarebbero stati salvati. Tutti coloro che erano giusti, non importa se cristiani o no. Questa natura accogliente del cristianesimo aquileiese, secondo me, dovrebbe essere la natura accogliente che noi dovremmo ereditare e che rende chiunque arrivi in questo Friuli un po' friulano. Questo per risponderle e per dirle che, secondo me, questa distinzione ha un'origine che non è che vada avanti nella notte dei tempi, e non è neanche una differenza antropologica o addirittura etica. È semplicemente nata da due storie che sono diverse, perché Trieste, il Carso, diciamo, fino al Timavo, perché il Timavo è storicamente, diciamo, il confine della patria del Friuli storica. Ma, dopodiché, il Friuli, come tutte le altre, è un concetto dinamico. Nella storia non esistono confini fissi e immutabili. Allora, questa, diciamo, come dire, divaricazione, è una divaricazione che avviene già nel 300, cioè la natura di Trieste che si dedica spontaneamente agli Asburgo è già la natura di una città cosmopolita e che è proiettata su una dimensione diversa rispetto a quella che invece il Friuli, che è più proiettato verso una dimensione da una parte alpina, da una parte tedesca, ma non austriaca. Quindi da quel punto di vista lì la divaricazione netta nasce già nel 300, però ha il suo momento definitivo nel 1500 con il passaggio proprio dell'intera contea di Gorizia agli Asburgo, che è un passaggio che segna la differenziazione del Friuli occidentale da quello orientale, che per quattro secoli sono stati Friuli tutte e due, ma in stati con tradizioni, lingue, esercizi del potere diversi. Pensi solo alla differenza che c'è rispetto, io credo che uno dei capitoli più belli di questo libro, sempre, se l'editore non deve celebrarsi lo scrittore, ma uno dei capitoli che mi è più divertito scrivere è quello sulle eresie. La differenza di trattamento tra le eresie nel Friuli Veneto e le eresie sotto l'Inquisizione asburgica è totale. Allora è chiaro che si divaricano le due cose, ma quelli lì sono due Friuli. Allora la Venezia Giulia come concetto nasce molto recentemente, nasce purtroppo dopo la prima guerra mondiale, prendendo un concetto che era stato creato prima da, grazie a Dio, Isaia Ascoli, che era un linguista, un glottologo straordinario goriziano, tra l'altro di origine ebraica, ma che lo aveva coniato con una sorta di, tra virgolette, esercizio di stile. Invece poi è stato preso per, come dire, demarcare in modo netto la realtà tradizionalmente, chiamiamola così, friulana, da quella invece goriziano-triestina, che andava staccata per costituire un altro blocco. In particolare inizialmente in funzione antislovena, nel momento in cui il fascismo aveva bisogno di... E poi è però rimasta, ha avuto un successo storico-sociale tale per la quale ce la ritroviamo ancora oggi, ma oggi secondo me ce la ritroviamo anche un po' pericolosamente, perché io quando vedo le pubblicità della regione, io sono FVG, mi chiedo, io sono FVG, che roba è FVG? Io sono friulano, oppure sono triestino, oppure sono bisiacco, oppure sono carnico,
io posso essere tante cose, ma non FVG. FVG non mi rappresenta, come tutti gli acronimi, come tutti i P, io non sono un numero e non sono nemmeno una sigla. Allora, per questo, storia del Friuli e dei Friulani, perché non siamo sigla. Poi mi collego per rispondere, noi abbiamo delle collane, no? Sulle storie delle regioni e altre sulle storie delle città, e sono abbastanza, insomma, anni e pubblicazioni che seguiamo questo, e le assicuro, anche quando prendiamo in mano la Lombardia o il Piemonte, sostanzialmente impossibile circoscrivere una regione in maniera precisa. Cioè Walter l'ha detto precisamente per il Friuli e la Venezia Giulia, ma questo vale quando noi pubblichiamo storia del Piemonte, storia della Lombardia, ma la stessa storia di Milano, piuttosto che storia di Venezia. Dare una geografia precisa è impossibile, perché questa è la ricchezza dell'Italia, non siamo una nazione. Cioè l'errore concettuale che fa la cultura italiana, che la fa da sempre, a prescindere dalle posizioni politiche, si figuri, è proprio questo, considerare l'Italia al pari della Francia. Ma noi non siamo culturalmente al pari della Francia, non siamo una nazione, siamo tantissime culture regionali, ma di più sottoculture, dove, lo diceva bene Walter, i confini oggi sono questi, fra 10 anni chi lo sa, 20 anni fa erano diversi, 100 anni fa si figuri, nel 300 figurarsi, quindi non esiste il Friuli, non esiste la Venezia Giulia, non esiste neanche la Lombardia, tanto meno esiste l'Italia, esistono dei concetti culturali, cioè dei popoli che si ritrovano sostanzialmente vicino a una lingua e a delle guerre compiute, e questi li modificano, li allargano, li restringono, ma brutalmente li amputano, li riprendono, li ricuciono. E la bellezza, secondo me, insomma, adesso parlo della casa editrice nostra, un po' anche del mio lavoro che faccio. Pensi, io ho fatto 11 libri miei, 11 romanzi, che vanno in una striscia di terra che non è né friulana né veneta, e di per sé saranno 3 km, 4 km di terra, eppure c'è una cultura vastissima che continua sempre a modificarsi. E l'Italia è questa cosa qui. La volta che la definiamo nazione, definiamo una stupidaggine, non è mai stata una nazione. Non esiste in sé. Poi politicamente noi la possiamo contenere con le leggi, con le tasse, con l'invio di armi o non l'invio di armi, con la votazione, con un presidente o non presidente, con un parlamento, eccetera. Con la nazionale di calcio. Con la nazionale di calcio, con tutto quello che vogliamo. Possiamo sempre, con la Ferrari, con la Formula 1, con tutto quello che vogliamo. Di per sé siamo tante lingue, tante diversità, tanti popoli. Mi stupisce quando ci vergogniamo di questo. Ad esempio in America Latina di questa cosa ne fanno un valore assoluto. Perché noi dobbiamo vergognarci? Cioè dovremmo iniziare a dire che stiamo dentro, certo, una nazione, dentro un'Europa che è ancora più complessa e indescrivibile, ma che alla fine ci stiamo come... nel nostro caso friulani, nell'altro caso triestini, nell'altro caso lombardi, perché sennò l'idea di nazione, dal mio modestissimo parere, ha solo portato tragedie. Beh, tra l'altro... I confini tirati, sì, i confini... precisamente con Righello dei generali, mi hanno sempre molto spaventato. Cioè, la bellezza è questa, è non saper dire alla sua amica che cavolo siamo qua. Però una cosa si può dire senz'altro, che esistono delle fasce di questo territorio che dal 1913, mi ha sempre colpito questo esempio di Boris Pachor, che dice dal 1913, Dio lo conservi ancora a lungo e lo faccio arrivare a più dei 108 anni che ha, nel 1913 lui... non spostandosi mai, se non per il periodo nel quale purtroppo per lui è stato deportato, ma rimanendo fisso nel suo paese, lui ha cambiato 7 passaporti. 7 passaporti perché questi sono quelli che vengono chiamati. La settimana scorsa eravamo a Zagabria, fra l'altro c'era qui anche Maya Koyanitz, che è una docente, una collega di Cervignano, proprio, che è bravissima, che è un esempio di questa nuova cova di insegnanti plurilingui che si stanno muovendo anche per creare una storia condivisa anche con chi
vive al di là del confine in quegli stati con i quali abbiamo avuto molti conflitti nel corso del tempo. E abbiamo partecipato ad un seminario a Zagabria che si chiamava The Holocaust as a Starting Point, cioè l'Olocausto come un punto di partenza per andare proprio a riesaminare questi confini, nei quali questi stati, questi venivano chiamati The Rolling States, come i Rolling Stones, no? Rolling, nel senso che il confine va avanti e indietro, avanti e indietro, non sai mai dov'è. Ecco, questa secondo me è una metafora che spiega bene dove siamo. E siamo in questo luogo nel quale l'unica soluzione vera per risolvere questa aporia sarebbe stata, e mi dispiace di usare il condizionale passato, diventare tutti europei. Altre... Se no, siccome i libri sono stati stampati in un numero enorme, ma sono introvabili, o fate altre domande o vi lascio l'autore per voi là a firmare le copie, a parlare con lui, come preferite. Vi lascio l'autore a firmare le copie, a parlare con voi. Grazie Walter, grazie al Comune, all'assessore. Grazie a tutti.